Ciao a tutti e benvenuti nella Vannelli Coffee Academy. Io sono Pietro Vannelli e oggi parleremo di come montare il latte bene. Ma prima godiamoci la sigla, anzi godetevi la sigla, mentre io mi godo un po' di caffè. No, ma quanto è buono questo caffè? Bentornati ragazzi e ragazze. Allora, parlando di montatura del latte, è doveroso dire che io non sono sempre stato bravissimo a montare il latte. Non sono mai stato bravissimo a montare in generale i mobili, i comodini. Quando tornavo dall'IKEA le prime volte, niente, non sapevo montare niente. Poi con le istruzioni piano piano ho imparato. Ecco perché ho deciso di andare a resumare le mie vecchie istruzioni di quando comprai il mio primo litro di latte, dove spiegano come montarle. Eccole qua. Istruzioni, idea su come montare il latte. Adesso le leggiamo insieme. Allora, qui dice: montatura del latte. Il kit comprende una lancia a vapore, ce l'abbiamo, un bricco con beccuccio, ce l'abbiamo, proteine, ce l'abbiamo, aria, abbiamo anche quella, e infine barista. Eccolo. Consiste nell'inglobare bolle d'aria grazie all'utilizzo di proteine, in questo caso del latte. Quindi abbiamo capito che montare il latte significa utilizzare aria, proteine, lancia a vapore, un barista e un beccuccio. E fino a qui. Andiamo oltre, va? Qui la fanno un po' lunga su come e perché le bolle d'aria diventano crema, su tutto quello che succede. A noi non ci interessa. A noi ci basta sapere che l'aria diventa crema tramite magia, diciamo. Quindi poca aria, poca crema, tanta aria, tanta crema, tanti nemici, tanta gloria. La qualità del latte, una volta montato, dipende da quanto piccole e assimilate sono le bolle d'aria inserite. Ricordatevelo. Le proteine hanno la funzione di intrappolare e trattenere l'aria, che di per sé fa i cavoli suoi l'aria. Come inserire l'aria? Grazie alla lancia a vapore, noi riusciamo a inserire bolle d'aria più o meno grandi. Dipende principalmente da quanto sia immersa nel latte la lancia. Con una lancia poco immersa entra tanta aria. Mano a mano che la si immerge entra sempre meno aria, fino al punto in cui l'aria non entra proprio. Un buon modo per rendersi conto dell'aria introdotta è il rumore. Fino a che lo sentirete, anche leggermente, significa che state introducendo dell'aria. Che l'aria ha bisogno di tempo per diventare crema, quindi la gestione del nostro tempo è fondamentale. Immettete tutta l'aria di cui avete bisogno in pochi secondi. E poi lasciate il restante del tempo per amalgamarla. Come? Immergendo di più la lancia nel latte. Il vortice aiuta le proteine a lavorare meglio, quindi ad assimilare meglio l'aria. Quindi potrete inserire più aria, quindi più crema, e amalgamarla meglio. Adesso vi vorrei far vedere come io costruisco il mio vortice. Il vortice che voglio è un vortice energico. Voglio un vortice dinamico che mi coinvolga tutto il latte, quindi tutta l'aria da assimilare, ma che sia anche controllabile, che sia facile da controllare, così che io non rischio che mi entri dell'aria quando non deve entrare o che addirittura mi esca del latte dalla lattiera. Che succede? Succede prendere il bricco e va bene, mettere la lancia leggermente a destra o a sinistra, più o meno in questa zona. Fate attenzione ad essere appoggiati al bricco con la lancia. Controllate l'orientamento della lancia. Io lo tengo leggermente piegato verso l'interno e inclino un po' il bricco per massimizzare l'effetto. E poi apro. Siamo quasi giunti alla fine del nostro manuale idea. Uno si chiede: ma perché devo amalgamare tutta l'aria? Perché è così importante? Rende il nostro latte più buono,
più elastico, lo rende migliore, così che possiamo fare latte art. Ma abbiamo anche proprio una bevanda più buona, quindi è super importante. Adesso, per concludere, vi faccio vedere una montatura dall'inizio alla fine, con qualche altro commento qua e là, qualche altro consiglio. Ma prima ripetiamo un po' che cosa abbiamo detto. Abbiamo imparato che è tutta una questione di aria. Se voglio un super latte, devo amalgamarla tutta. Per amalgamarla tutta, devo lasciare del tempo, più tempo gli lascio meglio è, che il vortice mi aiuta, mi velocizza questo processo, e che se io voglio un latte più montato, quindi con più crema, devo inserire più aria, ma sarà anche più difficile amalgamarla tutta. Se io inserisco meno aria, ho più possibilità di amalgamarla tutta e quindi di fare una crema elastica e buona, ma il rischio è di avere un latte troppo liquido, no? Torna tutto? Se qualcosa non vi torna, scrivetemelo pure nei commenti, io vi rispondo veramente, non come quelli che dicono, ah ti rispondo, ma poi non vi rispondono. Vai con la montatura di latte live commentata in diretta. Versare del latte freddo, freddo, non ci pensare neanche a usare latte già scaldato. Quindi, versare latte freddo da frigo fino a riempire circa metà della vostra lattiera. Aprite la lancia prima per spurgarla, posizionatevi e assicuratevi di avere una mano addetta al controllo della temperatura. Aprite e introducete l'aria. Quando vi riterrete soddisfatti, immergete la lancia e iniziate ad amalgamare tutto. Quando è caldo, chiudi. Pulisci la lancia e riaprila per togliere eventuale latte all'interno. Adesso dovremo dividere il latte e versarlo. Ma adesso non ho proprio tempo, devo andare che mia mamma mi ha detto che il pranzo è pronto e si arrabbia poi. Ah, se potete iscrivetevi al canale, così le dimostro che YouTube è una cosa seria. E se potete, seguitemi anche su Instagram e Facebook. Scusate, un attimo. Sì, sì, no, sto arrivando mamma, no. No, non facevo i video, no, mi sono messo a annaffiare le piante. Andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti, andiamo avanti. Magico, un vortice. Immergere